Eccolo, Dracaena Draco, un albero che merita di essere conosciuto, l'albero del drago, dal suo aspetto unico e strano, con la fronda intensamente fitta con la forma di un ombrello. Il tronco e i rami sono spessi e robusti, mostrano ramificazioni dicotomiche. Le infiorescenze dell'albero del sangue producono fiori intorno a marzo, anche se la fioritura varia con la posizione geografica. E poi la resina del colore rosso sangue che esce dal tronco, dalle fenditure della corteccia. Questo particolare albero ha una caratteristica speciale. I tipici anelli concentrici dell'anzianità non si distinguono. L'età di ogni esemplare viene stimata solo in base al numero dei rami che crescono verso l'alto formando questa forma speciale a ombrello. Si dice che il sangue di drago è come un talismano, danza di un ubriaco io porterò con me. Sangue di drago, il rosso del cinabro, è diventato un guado, mi porterà da te. È magico questo albero che a livello medicinale è ricchissimo di proprietà, cicatrizzante, antiasmatico, disinfettante. A livello esoterico, la tradizione lo associa a Marte e da sempre gli ha attribuito poteri speciali. Secondo la magia esistono fondamentalmente 12 modi per utilizzare il sangue di drago. Aumenta il coraggio nei pusillanimi, aumenta la passione, purifica da positività, seduce un amante, produce esorcismi, fa tornare l'amore, risolve problemi legati alla sessualità, favorisce unioni d'amore vero, accresce il potere, ottiene potere e dominio chi lo usa saggiamente, attacca e sconfigge un avversario. È una pianta straordinaria. La resina secca bruciata sui carboni ardenti per 9 sere consecutive sul davanzale si dice faccia ritornare un amante che si è allontanato. La resina liquida viene anche impiegata nei bagni, sia d'amore che di purificazione. Il sangue di drago deve il suo nome a una leggenda che Plinio racconta quale origine reale di questa resina. Un grosso serpente azzannò mortalmente un elefante che, morendo, vi si abbatté sopra col suo peso uccidendolo a sua volta. Il sangue dei due animali mescolandosi originò l'esotica sostanza.